E se parliamo di spirito di squadra, parliamo di un'altra cosa. E se parliamo del fatto che lui è un uomo di spirito, vuol dire che lui ha una vis comica, che fa ridere. Questa è la polisemia, che c'è anche lì, chiarissima. Chiarissima. Qui viene accettata e non c'è bisogno di nessuna spiegazione misterica. Tutti capiamo di che cosa si parla, no? Mica dovevo spiegare quando io dicevo metto le prugne sotto spirito, eccetera. E invece qui, improvvisamente, si entra nell'ambito del mistero. Allora, Kavod, per essere molto sintetici. Quando Mosè chiede a quello lì, tu chi sei? Siccome avevano un rapporto anche un po' conflittuale, gli dice anche, io ho bisogno di capire che tu sei in grado di mantenere le promesse che ci stai facendo. Cioè ho bisogno di capire che tu sei veramente in grado di portarci alla conquista militare di quel territorio che ci hai promesso. La famosa terra promessa, cioè la terra di Canaan, che non sono mai riusciti a conquistare. Se voi fate, prendete una cartina, in bianco e nero, che va dalla Grecia all'India, colorate di rosso i territori che Yahweh con i suoi ha conquistato in 3 secoli e colorate di verde i territori che Alessandro Magno ha conquistato in 3 anni, capite la differenza tra le capacità di Alessandro Magno e quelle di Yahweh. Lo fate da soli. Ma perché? Perché Yahweh poteva conquistarsi quei fazzolettini di terra perché i suoi capi mica gli avrebbero permesso di alzare il naso, eh? E lui ha dovuto pure conquistarseli nei momenti di distrazione dei suoi colleghi che governavano in Egitto, dei suoi colleghi che governavano la Siria e Babilonia, che erano infinitamente più potenti di lui. Poi se volete leggiamo un pezzettino del capitolo 24 di Giosuè dove questo è scritto. Se volete lo leggiamo. Allora, andiamo avanti per adesso su questo. Mosè gli dice, quindi ho bisogno di vedere che tu sei veramente in grado di mantenere le promesse. Quindi devo vedere il tuo kavod, che viene tradotto con gloria. Quindi sarebbe, devo vedere la gloria di Dio. Yahweh gli dice, va bene, cioè capisce l'esigenza di Mosè e gli dice, va bene, allora la mia, teniamo gloria, così almeno la mia gloria te la faccio vedere però domani mattina. Nel senso che bisogna prenotarla. Perché quando Dio viaggia non se la porta con sé. Gli dice però, attenzione, se quando io passo con la passo, con la mia gloria, passo. Quindi la gloria è una cosa che passa. Tu ti trovi davanti e la vedi da davanti, tu muori. E Yahweh non può farci nulla. Cioè quindi Dio non è in grado di controllare gli effetti della sua gloria che uccide. Dice però, se mentre io passo, tu ti nascondi dietro queste pietre e la guardi di dietro dopo che è passata, non muori. Quindi le pietre fanno ciò che Dio non è in grado di fare. Proteggono dagli effetti della sua gloria. Questo è nelle Bibbie che avete in casa. Mi può dire il riferimento? È l'Esodo. Adesso qui non sto facendo, perché bisognerebbe andare avanti e indietro, eh? Quindi io sto facendo la sintesi del racconto, perché altrimenti bisognerebbe saltare da un capitolo all'altro. Allora, e gli dice anche, quando domani mattina io passo qui sull'altura, fai in modo che sui versanti non ci siano né uomini né animali, perché se qualcuno si trova lì muore. Quindi vuol dire che la gloria di Dio uccide entro una certa distanza. Perché? Perché il popolo che stava più lontano nella pianura non subisce nessuna conseguenza. Quindi vuol dire che la gloria di Dio ti uccide fino a una certa distanza, da una certa distanza in avanti non ti uccide più. Fanno così, la gloria passa, Mosè si nasconde, la vede di dietro, non muore, però ha la faccia bruciata. Tant'è che dice la Bibbia che quando scende dal monte, se sta al sole, deve coprirsi con un velo che si può togliere soltanto quando va all'ombra delle tende. E la faccia perché? Perché siccome erano vestiti con le tuniche e i turbanti, era l'unica parte del corpo scoperta.
Quindi la gloria di Dio, se ti passa vicino e tu sei ben nascosto, non ti uccide ma ti ustiona la pelle. E va bene, fermiamoci qui. Quindi, passa e fa tutte quelle robe. Quelli che sono sotto, tra l'altro, invece, no, attenzione, quelli che sono sotto sentono lassù rumori fortissimi, come di tuono o rumore di una grande massa d'acqua, mentre passa Yahweh con il suo kavod, mentre passa. Ruach, andiamo nel libro di Ezechiele. Nel libro di Ezechiele si dice che Ezechiele era sulle rive del fiume Chebar. Anche qui dobbiamo saltare dal capitolo 1 all'8 al 10, quindi altrimenti passiamo la serata a cercare. Queste robe qui non c'è creazione nella Bibbia, sono tutte elencate. Allora, dice che vide arrivare da nord il Ruach degli Elohim. Quindi il Ruach sarebbe lo spirito di Dio. E arrivò accompagnato da un vento di tempesta. Quindi lo spirito di Dio arriva da nord, quindi vuol dire che a est, sud e ovest non c'è. Arriva facendo rumore. Arriva avendo sotto quattro robe che Ezechiele chiama Hayot, cioè cose viventi. Viventi perché queste quattro cose che arrivano con lo spirito si staccano e sono in grado di muoversi da sole. Hanno un sistema di ruote concentriche, la più interna è chiamata Gilgal, che vuol dire ruota fiammeggiante che turbina rapidamente. Quando si muovono fanno rumore. Quando si muovono fanno rumore. E dice Ezechiele che si girano senza necessità che le ruote si debbano girare. Queste cose qui, diciamo, per il momento lasciamole lì, perché anche così fa Ezechiele. Quindi abbiamo lo spirito che arriva da nord con grande rumore, con vento di tempesta. Ci sono queste quattro cose qui che si muovono per conto loro. Poi, successivamente, un'altra volta, Ezechiele vede tornare il Ruach, sale sul Ruach, cioè sale sullo spirito di Dio, che lo porta su una città che viene normalmente intesa come Gerusalemme, ma non si può essere così sicuri. Viene portato su una città. In questa città c'è una dimora di quelli lì, degli Elohim, diciamo un tempio. Arrivano nel cortile, sul cortile. Quando arrivano sul cortile, le cose che gli stanno sotto si staccano e scendono nel cortile. E dice Ezechiele che quelli che erano fuori dal cortile e dunque non le potevano vedere perché erano divisi da un muro, sentivano il rumore che facevano. Quindi lo spirito di Dio si porta delle cose attaccate che a un certo punto si staccano, scendono in un cortile, quelli che sono fuori del cortile non le vedono ma sentono il rumore. Lo spirito di Dio si sposta un po', va nella parte centrale, fanno delle cose, ritorna sulla verticale di quelle cose lì, che dice Ezechiele, sollevano le ali, si portano sotto il Ruach e il Ruach con le sue quattro cose si alza e va a posarsi su un'altura che si trova fuori della città. Quindi questo fa lo spirito di Dio. Ezechiele dice, il Ruach degli Elohim è come il Kavod di Yahweh. Cioè, sono la stessa cosa. Ma la cosa bella è che Ezechiele dice esplicitamente che l'altra volta sentì un grande rumore dietro la sua schiena e il rumore era fatto dal Kavod mentre si alzava. Questo è scritto. O facciamo finta che sia vero, o diciamo che sono tutte favole. Allora però, se diciamo che sono tutte favole, prendiamo atto che la Bibbia, non solo queste, ne racconta un sacco di altre, racconta un sacco di favole. Ma quindi, Kavod e Ruach sono la stessa cosa, si muovono con vento di tempesta, fanno rumore, il Ruach in più ha sotto queste quattro cose qui,
e si staccano, si muovono per conto loro, oppure si muovono collegate al Ruach, che sarebbe lo Spirito di Dio, che quindi ha dei pezzi che si staccano. Questo dice la Bibbia, cioè, voglio dire, altrimenti cominciamo a dire che, vabbè, quando la Bibbia dice una cosa devo sempre dire un'altra, allora lì smettiamo veramente di leggere, ma proprio smettiamo di leggere. Ma c'è di più, che la seconda volta che Ezechiele vede questa roba qui con i quattro pezzi, dice espressamente, qui siamo nel capitolo 3 del libro di Ezechiele, dice: ah, lì capì che le chayot, cioè quelle quattro cose lì, erano i cherubini. Lo dice Ezechiele nel capitolo 3. Quelle quattro robe lì che si muovono per conto loro, con le ruote concentriche, ho capito, erano i cherubini. E la Bibbia dice nel libro di Samuele che Yahweh sul cherubino si spostava stando seduto come si sta seduti a cavallo. E i cherubini viaggiano attaccati a quella roba lì. E nel libro di Samuele, quando Davide chiama Yahweh perché si trova in difficoltà in battaglia, Yahweh interviene, arriva con questa roba qui, che lì viene chiamato Ruach, e in Ezechiele da un certo punto in avanti i due termini sono usati contemporaneamente. Una volta lo chiama Kavod, una volta lo chiama Ruach, perché è la stessa cosa. Questa roba che viaggia, arriva da nord, produce vento di tempesta, fa rumore, gli fa rumore dietro quando si alza, eccetera, eccetera, eccetera. Allora Yahweh arriva con il suo Ruach e dice il testo: salì su un cherubino, entra nella mischia della battaglia, piglia Davide e lo porta in salvo. E c'è scritto nella Bibbia che avete in casa: e Yahweh sul cherubino fu visto volare sullo sfondo delle ali del Ruach. Cioè lo Spirito di Dio era lassù, Yahweh sul cherubino vola e di sotto lo vedono sullo sfondo delle ali dello Spirito di Dio. Questo è scritto nella Bibbia che avete in casa. Non sto parlando, non ho citato una sola volta le mie traduzioni. Vi dico soltanto che Kavod in ebraico significa pesante. E ha soccorso Davide, Yahweh, in quella città. Sì, esattamente. Significa pesante. E il dottor Jeff Benner, che è il fondatore del centro ricerca dell'antico ebraico, scrive che questo era lo strumento, l'arma con il quale Yahweh combatteva. E non è un caso, quindi questo è un ebreo, eh? E non è un caso che Mosè gli dica: devo vedere il tuo kavod. Cioè, devo vedere qual è lo strumento che tu userai per condurre militarmente alla conquista di quel territorio. E lui glielo fa vedere. E quella roba lì, dice Ezechiele, è il Ruach. Cioè, chiaramente, un oggetto volante che si sposta, fa rumore, se ti passa vicino ti ammazza, se non sei riparato, ci puoi salire sopra, ha sotto attaccate delle cose che possono essere usate come mezzi di locomozione monoposto. Questa roba qui, dice Ezechiele, ha una cupola, dentro la quale c'è un, come un trono, cioè una grossa sedile, e dice che dentro si vedeva una forma come una forma di Adam, cioè la cupola trasparente con dentro il pilota. Questo dice Ezechiele, ma con assoluta chiarezza, con assoluta tranquillità, non nasconde nulla. E Ezechiele ci sale su questa roba qui e si sposta. Leggendo mentre lo dicevi, ma anche provando, scusami. Ah, beh, allora, capitolo 1, capitolo 3, capitolo 8, capitolo 10, per questo che non me li faccio leggere, perché altrimenti dovremmo veramente passare la sera a. Posso per esempio, quando dice che è come il Cavode in Ezechiele 1:28, quando.